autolesivi. Contro la nuova zona traffico limitato di Roma, la protesta dei cittadini. Libertà di circolazione, articolo 16 della Costituzione, moriranno tutti i negozi, chiuderanno, gente che perderà il lavoro, non ci possiamo spostare, a me sembra un lockdown mascherato. ZTL uguale zona rossa, recita uno striscione sventolato dai manifestanti che hanno protestato davanti al Campidoglio contro la nuova zona traffico limitato, voluta dalla giunta del sindaco Roberto Gualtieri. Vogliamo vivere Roma, vogliamo vivere le nostre città, vogliamo vivere i nostri quartieri. L'obiettivo del comune è quello di impedire entro il 2024 la circolazione in un'area di 21 km quadrati ai veicoli a benzina Euro 3 e diesel Euro 4 ed Euro 5. È una delibera eco-chic che va contro i cittadini poveri che devono per forza cambiarsi il mezzo secondo Gualtieri. Ma tra le firme e le proteste dei cittadini, il comune di Roma potrebbe fare un passo indietro e ritardare almeno di un anno le nuove modifiche. In un vertice con gli assessori, lo stesso sindaco avrebbe ammesso che ormai è inutile. È inutile difendere questa delibera. Noi, ha detto, abbiamo un obiettivo, quello della salvaguardia della salute dei romani e ora dobbiamo trovare un altro modo per raggiungerlo, ma raccogliendo il consenso dei cittadini. Vanno trovate altre soluzioni alle quali non abbiamo pensato. Diverse le ipotesi in campo, ma per adesso molti cittadini sembrano essere del tutto contrari alle limitazioni stradali. Noi spendiamo anche i soldi ogni due anni a fare le revisioni, quindi ci sono i controlli dei fumi. Allora, che cosa stiamo trovando? Siamo andati da nulla. Trento chiede al governo di utilizzare